Ma ciao gente, che si racconta? Abbiamo visto figure imbarazzanti e momenti divertenti di vari giocatori, di vari sport e perfino dei raccattapalle. Ma che ne dite dei fan? Anche loro a volte diventano un po' esagerati o finiscono in situazioni esileranti. Quindi che ne dite di vedere questo video per capire meglio? Se siete seduti o sdraiati o seduraiati, cominciamo ma subito dopo che avrete visitato la figherrima pagina Telegram ufficiale del canale, dove potrete trovare errori di prezzo Amazon e anche sconti che vi permetteranno di prendere ciò che volete senza dover per forza andare in un negozio costosissimo. Partiamo allora! Numero 1. Ma sì, a volte bisogna dar libero sfogo al nostro io interiore, e questo signore, ecco, l'ha presa molto sul serio, durante il tiro di un giocatore. Ma vi dirò una cosa, non capita poche volte, ma tantissime. Sono le occasioni in cui i tifosi mostrano parti del loro corpo. Durante un tiro di rigore, quando si trovano nelle prime file. Vi immaginate come devono trattenere le risate i giocatori? Numero 2. Le kiss cam sono telecamere che inquadrano il pubblico, di solito coppie di persone sedute vicine, e questi vengono mostrati sul grande schermo davanti a tutti quanti e devono baciarsi. Infatti grazie a ciò molte coppie si separano o si creano, non lo so, e alcuni perdono la verginità labiale. Non so se esiste come frase, ma penso di averla appena coniata questa nuova parola. Comunque sia, alcuni accettano volentieri di baciarsi, altri creano situazioni imbarazzanti, rifiutando categoricamente, e altri ancora come questa ragazza scelgono una mezza via. Quindi ricordatevi di fare così nel caso finiate in una kiss cam e non vogliate fare figuracce. Numero 3. A volte i fan vogliono un piccolo momento di fama insieme ai giocatori, ma non come vi aspettereste voi, no no. Loro vogliono proprio invadere il campo, e dai, dopo tutto non ci dispiace, specialmente quando sono, in costume. E credo motivi anche questi giocatori, come durante la partita di Champions ormai diventata famosa grazie specialmente a una ragazza, che ha deciso che quello sarebbe stato il suo giorno e alla fine è stata fermata e portata via però. In realtà c'era una bella storiella sotto tutto ciò, ma non sto qua a raccontarvela, trovate tutto su Google. Numero 4. Guardate bene questa scena. Notate nulla di strano? A volte i fan, specialmente nel football americano, sapete no, quello sport con la palla ovale, sì, quello dove le persone si urtano a vicenda da non confondere con il rugby, anche lì si urtano però è sempre diverso. Comunque questo ragazzo si è vestito da arbitro e ha fermato la partita in un momento forse cruciale, visto che poi i giocatori stavano quasi per scatenare una rissa. Ehi, non ci provate nemmeno a vestirvi da arbitri, rischiate pure una multa oltre che la rabbia di tutti. Numero 5. Potete essere grossi quanto volete, ma ehi, le bottigliette d'acqua messe in un congelatore possono portare a grandi disagi anche ai bodybuilder, come in questo caso. Numero 6. Promemoria, non finire mai nella zona sbagliata degli spalti. Ecco, se non volete finire come questo ragazzo con la maglia blu, meglio che ve lo ricordiate assolutamente. E una domanda viene spontanea. Dove diavolo ha trovato la torta la mascotte? Numero 7. E arriviamo al momento della copertina. Alcune fan sono davvero belle, come detto prima la motivazione sale per tutti e tutto. Numero 8. Ah, guardate che bello l'abbraccio tra i giocatori, forse a fine partita o metà o per un gol. No, anzi, chi se ne frega. Guardate invece dietro cosa è successo al tifoso un po' esaltato. Queste sono le cose davvero da notare durante una partita. Numero 9. A volte ci si diverte a imitare le movenze degli operatori in campo che svolgono il loro lavoro.
Ovviamente tutto in modo scherzoso. Ma chissà quanto riuscirebbero a resistere ad una partita intera correndo come un guardialineo o un arbitro. Io di sicuro ai primi 20 secondi potrei cedere senza fiato. Sì, non faccio attività da un po', non fate come me, Numero 10. Ripeto, dove diavolo trovano le torte le mascotte? Le preparano la sera prima a casa giusto per questo momento? In questo caso devo dire che è stato davvero un gesto euforico. Ha preso una bella rincorsa e addirittura ha buttato giù il tizio sulla sedia. Numero 11. Le madri sono davvero molto protettive e diciamo che farebbero di tutto per i propri figli. Ehi, proprio di tutto, eh. Non ci credete? Guardate cosa è successo in un incontro del 1989 tra McCarthy e Wilson. Non capisco bene chi le stava prendendo, ma la madre di uno dei due è intervenuta come non mai e sappiamo benissimo che nessuno può resistere a certe cose, cioè le madri. L'arbitro, sicuramente molto spaventato, ha dovuto annunciare la fine, spaventato per l'incolumità dei lottatori. Numero 12. Ok, questo magari non è così divertente da dover rientrare in classifica, ma è giusto per mostrare quanto a volte alcuni fan possano essere davvero irrispettosi. Questa donna ha letteralmente rubato una palla a una ragazzina e di fianco forse suo fratello. Entrambi stavano aspettando, uno pure con il guantone, e quindi uno dei giocatori di baseball aveva deciso di dargliene una di palla. Ma lei lo ha rubato, ridendo pure e divertendosi con i suoi amici, facendo quasi del male alla bambina. Mi raccomando, mai fare certe cose. Numero 13. Non so se sia una cosa programmata dagli operatori della partita, ma a volte nelle partite di hockey appaiono i magici green screen men, uomini vestiti di verde che, fanno cose. E queste cose divertono tante persone, sembra. Sono praticamente la manifestazione fisica dei troll di internet, ma vorrei capire il senso. Numero 14. Sicuramente il wrestling è uno sport per veri duri, ma ehi, ci sono delle scene a volte che fanno sciogliere il cuore anche dei carcerati più tosti. Come questa scena. Numero 15. Una cosa che fa infuriare i giocatori quando i fan rubano la palla che magari poteva essere ancora presa, come in questo caso. Numero 16. Un'altra cosa che fa infuriare i giocatori è quando, vengono letteralmente presi e bloccati. In questo caso un fan della squadra avversaria sembra volesse dare il suo contributo, anche se avrebbe potuto evitare, secondo me. Numero 17. Questo ragazzo era molto esaltato quando ha ricevuto la palla in mano, ma è finita leggermente male. Numero 18. È sicuramente molto bello filmare un attimo con lo smartphone, una parte di un concerto o di una partita. Non c'è nulla di male a tenere un paio di ricordi sia nella mente che nella tecnologia, ma mi raccomando, non esagerate, perché se ci state tutto il tempo rischiate di finire come questa signora. Fortunatamente non è successo nulla, e dire che manco era suo quel cellulare, però il karma ha deciso di punirla comunque perché si stava perdendo una bella partita. Numero 19. La cosa peggiore è quando le telecamere ti riprendono e tu non hai la minima idea di cosa fare, quindi accenni un saluto. Ma alcuni la prendono sicuramente nel modo giusto, cioè non facendo niente se non hanno voglia, e mostrando un bellissimo volto da poker face. Come questa ragazza che ha conquistato la scena senza fare niente. Sì, come tante persone su internet ai tempi di oggi, ma questa è un'altra storia. Numero 20. Sapete cosa odio di più durante una partita? I prezzi altissimi dei panini o delle bibite. Devi aprire un mutuo per sfamarti. Ma giustamente un fan ha deciso che voleva fregare il sistema, mangiando quello che rimaneva del pranzo di una gentile giornalista che l'ha presa sul ridere. Con questo concludiamo. Spero il video vi sia piaciuto e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.